Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Questa sera parte il Festival di Sanremo su Rai 1, lo condurranno Claudio Baglioni, Michel Hunziker, Pier Francesco Favino. Lo guarderai sì o no? No. Come mai? Che non mi piace guardare, proprio non mi interessa di musica. Non ti interessa di musica in generale o non ti interessa la musica che propongono? La musica che propongono loro. Uh-huh. E mi interessa più una musica più da discoteca, quel tipo lì. No. Come mai no? Non mi interessa. Non le interessa la musica, non le interessa proprio l'evento in sé? No, l'evento in sé non è di mio gradimento. Non penso. Non penso, solo l'introduzione, credo, perché non mi interessa tanto. Non le interessa l'evento in sé? Faccio zapping. C'è qualcuno in casa che lo guarda oppure no? Penso al massimo mio nonno, se no non penso nessuno. Il fatto che comunque ci siano molte aspettative ogni anno sul Festival di Sanremo, anche sui conduttori per esempio, è qualcosa che condividi oppure pensi che la concentrazione dovrebbe essere solo e esclusivamente sulle canzoni? No, tutte e due, perché quando c'è stata quella che conduceva con Fabio Fazio, Luciana Littizzetti, quella è l'unica volta che l'ho guardato, solo perché c'era lei e basta, sennò non l'avrei mai guardato. Pensi che nonostante insomma il festival lo propongano ormai da tantissimi anni, da decenni, comunque ogni anno raggiunge un record di ascolti incredibile. Secondo lei come mai le persone comunque sono così affezionate a questo evento? Non sanno cosa fare, guardano il festival. Quindi vedo che il suo giudizio è proprio zero sul festival. No, è un genere che non mi interessa e non, se parlava di tartufi magari mi interessava. Prossima volta parliamo di tartufi. C'è qualcosa o qualcuno che la incuriosisce più di chiunque altro quest'anno? Non so chi ci sia. Conduce Claudio Baglioni con Michel Hunziker. Sì, lo so. Baglioni non è il mio preferito. E anche nelle vesti di presentatore magari si rivelerà. Guarderò l'introduzione, senz'altro, guarderò l'inizio, però poi non mi interessa. Negli anni scorsi l'ha guardato? Poche volte. C'è una canzone del Festival di Sanremo che le è rimasta nel cuore? Nessuno in particolare. Non ho l'età, perché quando c'era non ho l'età, avevo 16 anni, volevo avere l'età. Ah, che bello, non ho l'età di Gigliola Cinquetti, giusto, ok. Invece un conduttore che le è piaciuto più degli altri? Beh, Carlo Conti senz'altro e la Clerici.